Salve, mi chiamo Deborah e vi racconterò la mia storia di emigrazione. Sono nata e cresciuta in Belgio da genitori italiani. Mio padre arrivò in Belgio negli anni 50 in seguito a un accordo, chiamato Uomo Carbone, siglato dal primo ministro De Gasperi, per lavorare appunto nelle miniere. All'inizio la vita degli italiani in Belgio fu veramente molto dura. Vivevano in baracche di lamiera che venivano utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale ed erano destinate ai prigionieri. Poi avevano nomignoli brutti come ad esempio sporchi oppure mangiatori di maccheroni o ancora ignoranti. E per finire c'era il lavoro nelle miniere. I pozzi potevano superare i 1.000 metri di profondità e dentro c'erano vene di carbone che potevano essere alte anche meno di 50 centimetri. Gli incidenti e le malattie come la silicosi erano all'ordine del giorno. Lì sotto era sempre notte e poi faceva un caldo tremendo. I miei genitori hanno faticato e sofferto, ma hanno avuto anche delle soddisfazioni. Quella, ad esempio, di aver dato ai propri figli la possibilità di studiare. Io ho scelto di studiare lingua e letteratura francese, un colmo per una figlia di emigrati semi-analfabeti. Ricordo che noi, figli scolarizzati lì, dovevamo curare tutta la corrispondenza dei nostri genitori con i vari enti come la banca o la previdenza sociale, eccetera. Dopo la laurea iniziarono le prime supplenze. Ricordo di una preside che mi chiamava la petite italienne. Poche parole, senz'altro dette senza un secondo fine, ma che comunque mi facevano sentire diversa dai miei colleghi belghi. La cosa buffa è che da quando sono venuta a vivere in Italia sono conosciuta da tutti come la francese, perché è la mia madrelingua. Ed è questo, secondo me, il problema più grande che conosce un emigrato: lo smarrimento della propria identità di appartenenza. Emigrare è abbastanza difficile, non solo per via della lingua, ma anche perché bisogna imparare gli usi e la mentalità del posto dove vai. In qualche modo li devi metabolizzare. Io all'inizio mi sentivo straniera qui e straniera anche in Belgio. Oggi posso dire che sono orgogliosa di essere italiana.